E allora Vale, come sempre apriamo la puntata con l'oroscopo musicale curato da Silvia Pagni. Bentornati cari telespettatori, oggi è il compleanno di un rockman italianissimo. A Correggio nel 1960 nasceva Luciano Ligabue, nipote di Marcello Ligabue, eroe della Resistenza. Luciano, dopo essersi diplomato in ragioneria, lavora come operaio metalmeccanico, ragioniere e conduttore radiofonico dell'emittente cittadina. Nel 1986 fonda con alcuni amici il suo gruppo musicale, Ora Zero, che prende il nome da un suo brano e con il quale nel 1987 partecipa a diversi concorsi provinciali e regionali. Viene scoperto dal grande Pierangelo Bertoli, che include il suo brano Sogni di un rock and roll in suo album Tra me e me del 1988. E l'anno successivo il brano Figlio di un cane nell'album Sedia elettrica, e sempre nell'89 lo propone al suo produttore Angelo Carrara per incidere un disco dal titolo Ligabue. Partecipa al Festival Bar 1990 con il pezzo Balliamo sul mondo, ricevendo il disco verde, premio destinato al miglior cantante emergente della Kermesse. La svolta nella carriera di Luciano Ligabue arriva nel 95 con la pubblicazione di Buon compleanno Elvis, il disco che renderà popolare il cantante emiliano nel panorama musicale italiano. Quasi tutti i brani di questo album presentano delle sonorità molto vicine al rock and roll di stampo americano. L'album contiene anche il brano Certe notti, brano vincitore della targa Tenco come miglior canzone dell'anno. Il disco, considerato dai più come il vertice compositivo dell'artista, venderà oltre 1.200.000 copie, ricevendo il disco di platino europeo. Nel 1996 partecipa al Pavarotti & Friends con il brano Certe notti, duetta con il grande Luciano Pavarotti. Il momento d'oro del cantante continua nel 1997 con la pubblicazione del brano Su e giù dal palco e un doppio disco registrato live. Questo album nel 2006 sfonda il milione di copie di dischi venduti. Pensate, è il più importante in Italia come disco live. Nel 1998 pubblica la sua prima colonna sonora del suo primo film Radio Freccia come regista. Nel 1999 insieme a Jovanotti e Piero Pelù incide Il mio nome è mai più, brano pacifista. Il 20 ottobre esce Gli ostacoli del cuore, brano scritto da Luciano espressamente per Elisa, con la quale duetta nella parte finale. Ligabue realizza inoltre il videoclip di questa canzone come regista e vi appare anche come protagonista insieme alla stessa Elisa. Nel 2008 si è tenuto allo Stadio Olimpico di Roma un concerto live. Oltre 100 sale cinematografiche in tutta Italia hanno trasmesso questo concerto live. La visione di questo concerto è stata anticipata da una diretta via satellite a schermi unificati, nella quale il cantante ha regalato ai suoi fan un'intervista e l'ascolto in assoluto del nuovo singolo Un colpo all'anima, estratta dal nuovo album Arrivederci Mostro. Su il suo album Arrivederci Mostro, lui dichiara questo: ognuno di noi ha i propri mostri, i propri fantasmi, si possono chiamare ossessioni, paure, condizionamenti, aspettative e chissà in quali altri modi ancora. Sappiamo però che sono vivi e sono il filtro attraverso cui chiunque matura la propria personale visione del mondo.
Credo di conoscere abbastanza bene i miei mostri, mi fanno compagnia da tanto, tanto tempo. Alcune curiosità. Nel suo curriculum vanta una carriera da calciatore ed è anche molto tifoso dell'Inter. Il suo numero fortunato è il numero 7. Fabrizio De André ha detto queste parole bellissime di lui. Mai visto un musicista comunicare col pubblico come sa fare Luciano. E anche per oggi abbiamo terminato con l'oroscopo musicale. Ti aspetto domani. Un grande, grande abbraccio da me, Silvia Pagni. Ciao a tutti!